Allora ragazzi, sì, ha parlato Cristiano Ronaldo, ha parlato prima della sua prima partita, scusate il gioco di parole, di questo europeo del 2021 e ha detto cose che possiamo iniziare ad analizzare, perché questo è il grande punto, no? Da qua si muove tutto il mercato della Juventus, rimane Ronaldo sì o no? Ora andremo a fare veramente un discorso fatto bene su questo fattore qua, perché da qua passa tutto. Per capire cosa succederà alla Juve del futuro, dobbiamo analizzare le parole di Cristiano Ronaldo. E per farlo vi chiedo una cortesia. Oltre al mi piace che state lasciando, praticamente sempre state supportando un sacco anche nei commenti, siete sempre ben attivi, ma passate qui sotto in descrizione e scaricate OneFootball, l'applicazione che ci guiderà per tutto l'andamento di Euro 2021. Come vedete, la stanza è azzurra per tifare i nostri ragazzi e per capire anche davvero le mosse di Cristiano Ronaldo. Perché ieri abbiamo fatto un video. È qua sul canale YouTube, se non l'avete ancora visto, mettete pausa e andatevelo a rivedere, in cui chiedo alla Juventus cosa sta succedendo esattamente, perché non mi aspettavo tutta questa calma, calma tremenda, chiave mercato. Allora cosa succede? Ieri sera faccio una live insieme a Colpo Gobbo e Romeo Agresti e a Rome gli devo chiedere un paio di robe e gli chiedo esattamente quello, ma cosa sta facendo la Juventus? E ancora, non tanto sul mercato, perché ci sta che siamo un po' indietro in questo momento. C'è l'Europeo in corso, però né Allegri ne arriva bene. Arriva bene, deve essere ancora ufficializzato. Allegri non è ancora stata programmata la conferenza stampa. E quindi questi sono i miei grandi dubbi, perché io lo so che poi ci sono delle cose che vanno incastrate, perché ve lo dico da un po', finché non si farà chiarezza sul futuro Dybala di Ronaldo, è anche stupido andare a immaginarsi la Juve dell'anno prossimo. Sapete anche la mia presa di posizione. Io spero che rimangano entrambi. Perché già in questo momento siamo corti davanti, già in questo momento abbiamo fatto fatica l'anno scorso ad avere tanti gol oltre a Ronaldo e quindi molto banalmente dico manteniamo quelli che abbiamo che sono già forti ed aggiungiamone uno perché eravamo corti là davanti con gli attaccanti. Questo è il mio pensiero e ve lo dico proprio tranquillamente, sono dell'idea che questa sia la cosa più lontana possibile dalla realtà, in assoluto, non c'è niente di così lontano dalla realtà. Perché la Juventus probabilmente non potrà tenere sia Dybala che Ronaldo, perché Dybala è in scadenza di contratto, quindi o lo rinnovi o lo dai via, perché Ronaldo è all'ultimo anno di contratto e soprattutto perché Ronaldo ti ha già fatto capire che la Juventus non ci vuole rimanere. Ed è per questo che il titolo del video è un po' di delusione, un po' di rabbia nei confronti di Cristiano Ronaldo, perché la conferenza di ieri, l'estratto in cui parla del suo futuro, ti fa capire chi è Cristiano Ronaldo. Non ce n'era bisogno, intendiamoci, lo conosciamo. Ma è un giocatore che pensa sempre solo a vincere e a vincere dov'è in quel momento lì. A lui in questo momento della Juventus non gliene frega niente. Parliamoci chiaro. A Cristiano Ronaldo in questo momento interessa solo il Portogallo. Sono i campioni in carica dell'Europeo. Hanno vinto Euro 2016 in Francia, battendo proprio la Francia padrone di casa. Con Ronaldo che non ha giocato la finale perché si è fatto male dopo qualche minuto ed è uscito e l'ha vinta praticamente da mister perché l'ha fatto lui l'allenatore in quella partita lì. Quindi lui in questo momento in testa c'ha quello e quello soltanto, non gliene frega niente della Juventus. A me, Luca Toselli, tifoso della Juventus e se vogliamo anche content creator inerente alla Juventus, dà particolarmente fastidio l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo. Non tanto perché vuole vincere col Portogallo, perché quello è il modo di essere Ronaldo. Quante volte ci siamo trovati a dire Ronaldo è così, prendere o lasciare? Prendere o lasciare, perché in questo momento c'è davvero la possibilità di lasciare. Romeo ieri diceva, non dimentichiamoci che l'ultima partita di campionato va in panchina col Bologna, scelta tecnica. Scelta tecnica e Pirlo poi ce l'ha sviolinata dicendo, eh beh, ero un po' stanco, ma io dal primo giorno ve l'ho detto, ok, crediamo a questa versione ufficiale, ma un po' stanco. Un po' stanco l'ultima partita della stagione decisiva per il dentro fuori Champions League, sì o no, della Juve, e questo è un po' stanco. Questo è un po' stanco che c'ha un mese davanti per riposarsi, perché poi va in nazionale a giocare l'Europeo, ma c'ha un mese per riposarsi. Uno come Ronaldo che si allena, finisce la partita, va a casa e si allena un po' stanco. Puzzava, eh? Intendiamoci, puzzava tremendamente. E ancora il post su Instagram nel quale va a far vedere che in Italia, in Spagna, in Inghilterra, lui ha vinto tutto, a livello individuale e a livello di squadra, di collettivo.
Sapeva tanto di addio all'epoca, ne abbiamo parlato, siamo stati addirittura i primi su YouTube perché appena ho visto il post ho detto aia, e abbiamo, ovviamente non abbiamo detto Ronaldo, va via per quello, però abbiamo sottolineato come quello potesse essere il post di congedo dalla Juventus e dalla Serie A, dall'avventura italiana di Cristiano Ronaldo. Ancora, tutti gli anni Cristiano ce l'ha fatto capire, che voleva rimanere. Non c'è mai stato un singolo anno nel quale ci ha messo in testa il dubbio di volersene andare. Tutte le volte, a domanda sul suo futuro, precisa la risposta. 1000% il primo anno, non vedo motivo di andare via, rimango. Poi vabbè, il secondo anno, causa Covid, è stato anche un po'. Il terzo anno, l'anno scorso, scusate, causa Covid, è stato anche un po' normale dover rimanere, perché il calciomercato durava un mese e non c'erano le possibilità di spostare Ronaldo, ma ce l'hanno detto subito, Pirlo stesso ce l'ha detto subito, non se ne va. Ronaldo al 100% rimane, al 99% rimane anche Dybala, e alla fine è rimasto anche Dybala. Ad oggi, con Allegri che torna, e quindi Ronaldo potrebbe non essere contento. Una stagione non proprio eccellente sotto il profilo di squadra Ronaldo-Juventus, non individuale perché è stato il capocannoniere della Serie A, quindi intendiamoci, non è stata una brutta stagione per Ronaldo. Ma qualcosa si è rotto tra Cristiano e la Juventus, e la Juventus intesa come gruppo, come squadra. Se aggiungiamo che Cristiano ha monopolizzato su di sé tutta l'attenzione mediatica, ovviamente, ma anche tutto il gioco della Juve, capite bene che un giocatore davvero come Dybala, che in questo momento è di fronte a un bivio di carriera, rimango alla Juve e provo a riprendermela in mano, oppure me ne vado perché c'è Cristiano Ronaldo e lo abbiamo visto che con Cristiano Ronaldo faccio un po' fatica ad essere Paolo Dybala perché tutto va su Cristiano Ronaldo. Sono tanti piccoli problemi, ragazzi, che negli anni ci siamo riproposti tante volte. Dybala Ronaldo c'è un'incompatibilità tattica. E o ci metto un centravanti in mezzo, che non abbiamo in questo momento, oppure salta tutto. E non è neppure detto che la squadra riesca a supportarla, una roba del genere, soprattutto perché Allegri tante volte ce l'ha detto: per supportare tanti giocatori offensivi, allora a centrocampo non ti posso mettere dei palleggiatori, dei giocatori di qualità. Devo metterci dei giocatori in grado di sostenere il peso di un attacco del genere. E ci ha detto pure Sarri, ci ha detto pure Sarri che è un allenatore completamente diverso da Allegri. E quante volte ci ha detto: è il tridente Dybala, Ronaldo, Higuain. E Pirlo tante volte, il tridente Dybala, Ronaldo, Morata, l'abbiamo mai visto, eh? L'abbiamo visto credo 20 minuti in una partita, in uno spezzone, e basta. Aggiungiamo il punto interrogativo, tra virgolette, Chiesa, che dove lo ficchi? Non venitemi a dire, beh, giochi con un 4-2-3-1 con Ronaldo a sinistra, Chiesa a destra, Morata davanti e Dybala dietro. È palese che sia follia, ragazzi, non devo essere io a dirvelo che è palese in questo momento che sia follia. Un Cristiano Ronaldo che fa l'esterno nel 4-4-2, perché alla fine del 4-4-2 si parla. È follia perché Cristiano Ronaldo non rientra in fase difensiva, se rientra, rientra per qualche piccolo istante di partita. E non possiamo regalare tre uomini, due uomini e mezzo agli avversari in fase di non possesso palla. Cioè, è veramente follia, non si è mai vista una roba del genere. Ronaldo oggi non può fare quella roba lì. È inutile che stiamo qua a raccontarcela. Mi dispiace, è inutile. Quindi l'incompatibilità tattica c'è ed è evidente e Allegri sicuramente non vorrà ripartire da un rebus che ha attanagliato lui, Sarri e Pirlo. No, non lo vorrà fare. E lo stesso Ronaldo non è, non sembra, non dico non è, perché è una bugia, non è, non sembra. Da quello che fa trasparire, da quello che posta, da quello che dice, da quello che fa vedere la sua ultima apparizione con la Juve, da quello che ha fatto vedere andando in panchina, non sembra volenteroso rimanere alla Juventus. E io ve lo ripeto, tra tenere Ronaldo e non avere Ronaldo, io preferisco tenere Ronaldo. Chi c'è che mi dà lo stesso apporto di Ronaldo a 25-30 milioni, perché questo è il costo a bilancio e la Juventus gratis non lo darà via? Chi c'è? Chi arriva che mi riesce a dare tanto quanto Ronaldo sotto il profilo realizzativo, sotto il profilo del carisma anche, e anche sotto il profilo della notorietà, perché la Juventus guarda anche quello. Chi c'è? Non ce n'è, non c'è, non esiste, non esiste. Quindi io terrei Cristiano Ronaldo. Però capisco che è una follia in questo momento tenere un giocatore di 37 anni, perché un 85 l'anno prossimo fa 37 anni. 37 anni a 31 milioni di euro netti a stagione, che per due sono 64, 62, quelli che sono, e che ha ancora una trentina di milioni di euro di residuo a bilancio e che l'anno prossimo va in scadenza. Pagare 100 milioni di euro,
circa per mantenere Cristiano Ronaldo in rosa quest'anno, ok? E perderlo a zero l'anno prossimo, ok? Per una Juve che in questo momento, diciamoci la verità, parte con l'obiettivo di tornare a vincere lo scudetto e di far bene in Champions, ma per far brillare, risplendere Cristiano Ronaldo, e beh, allora devi comprargli un centravanti di assoluto livello e devi andare su nomi alla Benzema. Su nomi alla Benzema per far giocare bene Ronaldo, serve un nome alla Benzema. Che però anche lì, trentina d'anni, dopo gli devi dare 10 milioni, completamente follia sotto il punto di vista economico, no? Tenere due attaccanti così vecchi e così costosi nella Juve, sacrificando addirittura magari Dybala che ha 5, 6, 7 anni meno di questi. È follia. Però ovviamente Ronaldo, Benzema, Chiesa, sarebbe tanta roba. Saremmo tutti qua. Wow, che bello, però qual è la direzione che sta prendendo la Juventus? La Juventus dove deve andare? La Juventus deve andare verso anche la salvaguardia del futuro o tutto l'immediato per giocarsi un ultimo anno in Olimpia di Cristiano Ronaldo che ci viene a costare, non lo so, 300 milioni di euro? Perché poi gli serve anche un centrocampista forte, un attaccante forte, un centrocampista forte e probabilmente aggiustare anche la squadra, tipo un altro terzino sinistro e forse anche un altro centrocampista perché a centrocampo male male. E quindi tenere Cristiano Ronaldo oggi è un investimento incredibile a brevissimo termine, come abbiamo fatto il primo anno comprando, ricomprando Bonucci, comprando Cancelo, prendendo Emre Can, che però non ha dato i suoi frutti. E non ha dato i suoi frutti nell'arco dei 3 anni che sono rimasti di Cristiano Ronaldo, che abbiamo visto Cristiano Ronaldo alla Juventus. Secondo anno con Sarri, Sarri ha avuto Ronaldo, sì, ma non gli è stato fatto il mercato a Sarri, poveraccio. Pirlo gli è stato fatto il mercato in un mese, mercato in prospettiva. Buono, incompleto, ma in prospettiva. E allora Ronaldo in prospettiva costano, eh? C'è poco da fare, stiamo qua a parlarne, ma Cristiano Ronaldo e in prospettiva c'è niente da fare. N non si picchiano tra di loro. Quindi qual è? Cioè, dopo tutti questi discorsi, qual è? Che Ronaldo deve, mi dispiace, ma deve, e lo dico da veramente da amante di Ronaldo e della Juventus, è dirlo. Hai voglia di rimanere alla Juventus? Che non me ne frega niente. Non me ne frega niente che tu mi dica ho giocato 18 anni ad alti livelli e qualsiasi cosa accadrà per me sarà meglio. E lo so che per te sarà meglio. Sei a fine carriera, Cristiano. Purtroppo sei a fine carriera. Campione incredibile, uno dei migliori della storia. Tempo passa per tutti e purtroppo sei a fine carriera. Ma tu capisci che in questo momento noi tifosi della Juventus siamo qua che stiamo male dopo un'annata del genere, dopo le altre 9 che sono andate bene, a interrogarci sul futuro e a cercare di capirci qualcosa di questo futuro e sapere che tu, il miglior giocatore della rosa e della Serie A intera, aggiungo io, sei lì, che neanche tu sai cosa vuoi fare, se hai voglia di rimanere a guadagnare 30 milioni di euro. O se non hai voglia di guadagnarne 30 qua, ma 35 da un'altra parte, magari a Parigi, o che ne so, 20 da un'altra parte ancora, perché magari abbassi il livello. Io lo so che per te sarà sempre la cosa migliore, Cristiano. E cazzo se non sarà la cosa migliore per te. Certo, lo sarà, perché arrivati a questo punto ti sei tolto le tue soddisfazioni. Ma noi tifosi della Juventus, cosa dobbiamo pensare di questa cosa? Se anche un grande campione come Ronaldo, che ha veramente il mondo ai suoi piedi, perché tipo l'account più seguito di Instagram, tra l'altro, no? È indeciso, non sa cosa fare. E la Juventus su cosa punta il suo mercato? Su che strategia deve adottare adesso la Juventus per programmare? Perché poi magari tra un anno ci troviamo qua e faccia la critica alla Juventus che non ha programmato e ha fatto un anno fatto male sul mercato perché non c'è stata programmazione. Eh sì, certo. Però se Cristiano stesso non sa se rimane o non rimane, è avere 100 milioni e non averli, è dover trovare un sostituto di Ronaldo e non trovarlo. Ma cambia tutto, E quindi, Cristiano, veramente la richiesta che ti faccio io, ma che ti stiamo facendo tutti, deciditi, facci sapere. Se hai voglia di rimanere, oh, rimani, siamo contenti tutti. Però se devi rimanere controvoglia o non ne hai voglia, dicelo adesso. Dicelo adesso che così iniziamo a prepararci e anche la Juventus inizia un po' a capire. Perché non è facile poi, spostare una roba come Ronaldo. Quindi sono molto deluso da questo comportamento. Perché a livello professionale mi aspettavo molto di più. E invece sembra quasi che lui voglia andare via, ma che non abbia la certezza di riuscire ad andare via, e quindi nel caso rimane alla Juve, si fa l'ultimo anno alla Juve. E va bene così. Eh sì, però noi ci sentiamo un attimino presi per il culo.